ambiente culturale di Terni nei primi fine anni 40. L'ambiente culturale di Terni mi ha risposto in pieno per quel che riguarda praticamente la mia vita, perché tutta Terni ha come minimo un'opera, a parte però che aveva la storia della ceramica. La ceramica è una rufiana di materia, capito? Che ti fa passare qualunque cosa. Se tu fai una cosa tremenda, hai una ceramica, è bella perché è una ceramica. Viene accettata subito, capito? Sendo una cosa. Perché quello, guarda quel vaso là. Quel vaso là è una tragedia, no? È la morte dell'oggetto, così, tutto corroso, fatto così, di vita invece. Però quest'altro invece è tutto compiacente quando non c'ha l'intervento espressionista, che è la deformazione, che è la rinuncia della compiacenza, la rinuncia dell'epidermia, che è la base dell'arte in fondo, per andare al sentimento. E mi dici invece per quanto riguarda la ceramica? Insomma, anche lui, lo scultore, è un po' più avanti, ma i ceramisti sono stati quelli che sono stati così, quelli Fontana, queste altre due, tre, quattro, che hanno veramente fatto una ceramica rivoluzionaria, anche se oggettiva. Leoncillo. Senta, e a Terni quali erano i pittori con i quali avevo... Castellani, certo. Sì. La famiglia dei Castellani, che erano i Bianchini, ma c'era anche Ugo Castellani, molto bravo, che se era se fosse vissuto a Milano, fosse stato in Milano, sarebbe diventato un numero uno della pittura italiana. Io ho delle opere anche così, ma certamente che Terni non poteva dare niente. Sono io che sono venuto in un posto dove era difficile fare qualcosa e avere questo. Sono riuscito a tirare anche su un certo concetto dell'arte a Terni, è una certa situazione, diciamo, dargli una specie di sfida, dar coraggio, ecco, se diciamo in una parola, a fare. Ma Terni era una città, diciamo, di cultura operaia, poi si è un po' evoluta. Va bene, appunto, per questo che era difficile avere anche questo contrasto ed era interessante farlo, perché si parlava con la classe, che era poi tra l'altro la classe più importante, quella del proletariato, che è quella che è meno diciamo attenta alla cultura, anche per ragioni di tempo o per ragioni economiche. Ecco, quindi è quella che bisogna incidere. Io ho fatto le cose più importanti e anche più ardite, le ho fatte a Terni in mezzo agli operai. Ad una roba, che cos'è che l'ha colpita nel paesaggio? In queste forme del paesaggio, questa del negazione terreno, quasi alla realtà della vita. Perché io ho visto solo venire fuori morte, cioè tutti i reperti, tutte cose. È un paesaggio che è come una scenografia, diciamo, di un, per fare un film di Kafka. La calma è in certe parti, ma quello lì in particolare è drammatico. Non c'è niente di apparentemente lezioso, ma c'è qualche cosa sotto. Che poi era la lignite, per dire, oppure era altre cose. La Gilla stessa? Sì, la Gilla stessa che tirava fuori una vita nuova, faceva risorgere, era anche un'opera di bene che faceva la Terra Umbra, perché ha dato anche tutta questa Gilla, Picciarelli credo che sia una grossa industria. Io sono sopravvissuto per una roba, insomma, sopravvissuto, ho vissuto, certo, in un certo senso, perché la mia ceramica è stata subito ben vista, subito incoraggiata, anche se culturalmente non è semplice, no? Lei ha dipinto anche molto in Umbria i borghi, i paesi. L'ho fatto. Tutte, lo so, lo sappiamo. L'ha visitati tutti. Tutti. E li ha tutti quanti ritratti. Sì, non so. Quali ma... aspetti ha colto dell'anima umbro in questi paesi che lei ha ritenuto trasmettere con quelle immagini che dicevamo prima, che possono essere un contenuto? Io ho sempre anche visto l'umbro come un rappresentante attento e partecipante, silente e quasi un fedele di quando lavoravo. Questo era l'aspetto che aveva l'umbro e l'ha ancora con me in certe cose. Mi hanno sempre, non, lo so che era difficile fare un discorso. So che è un discorso come quel campo di concentramento, come quelle cose là, che è la vita, la morte, questa, ma non è facile, era quella la pittura in fondo che facevo.
oppure anche se era un disegno in verde, ma a loro non interessava il verde. Guarda che deformazioni, che distruzioni, guarda quell'uomo pazzo là, queste cose. Non era... Eppure questo superava il contesto, cioè il colore. Dicevo, maestro, ma questa drammaticità che lei nota, che lei esprime in queste opere, in fondo è un po' anche l'anima... Il DNA. Ma cioè, ritrae anche un po' l'anima di questi umbri che sono stati... Io non sono umbro, diciamo. No, lo ritrae, però lei venendo da io fuori... Io sono nato praticamente, i miei geni vengono da qua, che è un paese di confine, è duro come la pietra, è aspro, e ecco lì dove questa durezza, questa forza. Però volevo dire, squadrata. Lei venendo in Umbria accoglie degli aspetti che sono, venendo da fuori, coglie degli aspetti con maggiore immediatezza che non noi che ci siamo vissuti, e quindi li ritrae. Mi hanno addolcito, ecco. Apparentemente, però dopo ho visto che sotto questa dolcezza c'era un dramma. Esatto. Era il dramma proprio dell'uomo, che sembrava tranquillo e qua invece era un uomo sofferto, un uomo che fatica ancora oggi a vivere.